Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, appena finita la partita all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, Pisa-Venezia, dove il Pisa è riuscito a pareggiare 1-1. Ma andiamo a vedere la partita piena di episodi che ha condizionato il risultato, secondo me. Bene, io direi questo subito. Una squadra che è scesa in campo all'inizio forse con le idee un po' annebbiate. Nonostante questo, nei primi 5-10 minuti vediamo un Pisa insomma abbastanza arrembante, diciamo così. Poi dopo abbiamo subito la rete di Candela e diciamo tre passaggi sono bastati, una difesa un po' addormentata. Ecco, riguardo a questo io direi un Ras Rus che non mi è piaciuto per niente, quindi darei un bel 5 a Rus e un 5 a Calabresi, perché non sono riusciti a frenare l'impeto dei veneti. Hermansson bene, più di un'occasione è stato bravo a neutralizzare, diciamo, quello che potevano essere dei pericoli per la porta di Nicolas. Quindi bene anche Beruatto. Touré non mi è piaciuto oggi, non ha fatto la differenza come contro la Regina, non era in serata, sicuramente non era in serata. Nagy non gli si è accesa la lampadina, poi è subentrato Moreo e poi andremo a vedere anche il discorso Moreo. Gargiulo niente, non mi è piaciuto, poi tra l'altro ha innescato il rigore, quindi niente Gargiulo. Morutan bene, solito bene, forse come alla destra, ma però bene Morutan è sempre una spina nel fianco. Bene Sibilli, io direi questo, io direi che come centrocampo non ci siamo, si continua a non esserci, tanto è vero che il mister se ne è reso conto e all'inizio della ripresa per me è stato veramente una cosa strana, perché insomma ha sostituito due giocatori e proprio due centrocampisti, quindi è andato a sostituire Nagy e Gargiulo proprio, poi anche tra l'altro perché ha Muniti, quindi giustamente, e poi è entrato Mari, bene, è entrato Mari, è entrato Moreo, bene, Moreo non è un finalizzatore, speriamo di più da questo ragazzo, speriamo di più. Beh, vediamo i, diciamo così, i rigori, insomma, o comunque gli episodi. Gli episodi sono questi: Iampalo batte il calcio di rigore e la palla gli finisce sul piede d'appoggio. Voi sapete che quando si tirano i calci di rigore vanno tirati diretti, cioè quindi non si possono fare, cioè non deve il pallone toccare null'altro, quindi bisogna calciare diretti in porta. Così non è stato gol annullato, ma VAR, quindi per gli amici veneti, diciamo così, tra virgolette, cioè il rigore era da annullare, cioè non c'è niente da fare, è così e basta, come da regolamento, quindi qui non ha rubato niente nessuno. Poi per quanto riguarda il gol battuto dagli Ozzi, c'è l'istantanea, eccola qua, quindi gli Ozzi al momento in cui batte il calcio di rigore, il portiere non ha neanche un piede sulla riga. Ragazzi, è il gol da ripetere. Ma voglio dire, ci sono c'è le fotografie, c'è tutta da vedere. Cioè, quindi io non capisco cosa ci sia da scandalizzarsi. Cioè, l'arbitro ha fatto né più né meno, il tocco di mano c'era. Cioè, quindi non vedo cosa ci sia rubato, qui non si è rubato niente. Ma questa è pulita la cosa, Cioè, è pulita, è palese. Al momento in cui gli Ozzi va a calciare, guardate il portiere dov'è? Dov'è il portiere? Quindi, ma di cosa stiamo parlando? Io vorrei sapere, questi veneti, di cosa stanno parlando. Ma di che cosa stiamo parlando? Per amor di Dio, che poi il Venezia sia una squadra totalmente cambiata, sia una squadra di valore,
sia una squadra che ha degli elementi veramente importanti, questo nessuno lo nega, per carità. Alla fine la partita è finita 1-1, ma con giusta ragione. Con giusta ragione. Hai tirato in porta, non è entrata, e non è entrata. Noi con sul Tirolo ci abbiamo tirato per 85 minuti, la palla non è entrata. O meglio, la palla era entrata, ma l'arbitro ha detto che non era gol. Per me era gol. Quindi di cosa stiamo... Loro sicuramente l'hanno rubata. Sul Tirolo sicuramente l'ha rubata. Questo è poco ma sicuro. Ma no, stasera non mi sembra proprio. Stasera sia il VAR che l'arbitro hanno preso decisioni giuste. Ma non lo dico perché... Allora, ripeto. La palla, Giampaolo lì, quando ha tirato, la palla è finita sul piede d'appoggio e non si può fare. Quindi il gol è da annullare. Ha annullato il gol e ha dato la punizione contro. Vedi un po', così è, e così è. Poi, per quanto riguarda il gol di... Cioè, o meglio, la prima battuta di Gliozzi, vediamo bene che il portiere è altamente, cioè o meglio, proprio al fuori dalla riga della porta. Quindi non vedo dove sta il problema. Gol, cioè o meglio, rigore da ribattere. Gliozzi ha ribattuto e ha segnato. La prossima volta sta in porta, così vedrai che nessuno dice niente. O meglio, un piede, almeno un piede deve essere sulla riga. Questo è il regolamento, voglio dire, né più e né meno. Quindi io vorrei sapere di cosa stiamo parlando. Per quanto riguarda la nostra squadra, è un problema, perché il problema è proprio il centrocampo non fa da filtro sia in fase difensiva che in fase offensiva. Quindi di conseguenza il mister si è visto costretto a sostituire parte del centrocampo, ma perché proprio quello non funziona. Quindi Gargiulo negativo, Touré oggi non mi è piaciuto niente, e Nagy non ha dato il suo. Quindi di conseguenza proprio la linea del centrocampo non ha funzionato, e si è visto. Quindi le palle sulle ribattute era sempre del Venezia, questo sì, sicuramente. Poi diciamo, Moreo, speriamo di vedere veramente un Pisa in crescita, perché le potenzialità ci sono, squadra scelta, le potenzialità ci sono, vanno sfruttate. Bisogna scendere in campo con le idee giuste, la mentalità giusta. Io l'ho sempre detto e lo ribadisco, perché altrimenti non si va da nessuna parte. O meglio, abbiamo preso un punto, va bene, d'accordo, teniamoci stretto il punto, però da questa squadra uno pretende qualcosa di più, sicuramente pretende qualcosa di più, perché noi non siamo a di meno del Venezia, nonostante il Venezia sia una, ripeto, formazione con giocatori importanti, ma anche noi abbiamo giocatori importanti, quindi non è da meno. È che oggi è mancata l'idea, la mentalità e l'idea, e quindi di conseguenza siamo andati in netta sofferenza. Poi Nicolas ha fatto una bella prodezza quando la Beruato ha deviato il tiro del Venezia, quindi Nicolas ha salvato la porta. Poi negli ultimi minuti noi siamo stati in avanti, aggressivi, due angoli, ma non si riesce a sfruttare i calci d'angolo a dovere, quindi di conseguenza non siamo stati pericolosi. Va bene, e niente, io darei un'occhiata a questo punto al tabellino, vediamo un po' cosa dice il tabellino. Recita così: i tiri totali sono stati 19 per il Pisa, 11 per il Venezia, i tiri totali, i tiri in porta 5 per il Pisa, 4 per il Venezia. Alla fine il Pisa ci ha tirato più del Venezia, sia per quanto riguarda i tiri totali sia per quanto riguarda i tiri in porta, il Pisa ci ha tirato di più. Voi direte, ma io ho visto un'altra partita, il Pisa ci ha tirato di più. Il tabellino recita questo: il Pisa sicuramente ha tirato di più, 7 calci d'angolo noi, 2 il Venezia. Io non vedo dove sia sta partita rubata, come dicono i veneti su social, qui non c'è niente di rubato. Il tabellino parla chiaro, il rigore era da annullare e quello del Pisa è da far ribattere,
ok? Quindi alla fine, se andiamo a vedere il tabellino, a noi purtroppo ci manca il finalizzatore, manca la punta che la butta dentro, questo manca al Pisa. Quindi speriamo che Torre Grossa rientri presto e speriamo di non vedere più un centrocampo come quello di oggi. Questo è il discorso. Ma alla fine il Pisa nello specchio della porta ci ha tirato di più. Quindi, ripeto, tiri totali 19 per il Pisa, 11 per il Venezia. I tiri in porta sono stati 5 per il Pisa, 4 per il Venezia. Quindi alla fine il Pisa ci ha tirato di più. Anche se qualche volta siamo andati in sofferenza. Ma dove siamo andati in sofferenza? Siamo andati in sofferenza al centrocampo. Poi è stato sostituito, insomma, poi è entrato Esteves, eccetera, eccetera. Però alla fine noi sicuramente ci abbiamo tirato di più. Anche se sembrerebbe di no. Ripeto, perché il centrocampo è andato in sofferenza e non ha fatto quello che doveva fare. Il centrocampo è fondamentale. Mo stancherò mai di dirlo. Infatti il mister, ripeto, poi qui la chiudo nella ripresa, è andato proprio alla fine del primo tempo a sostituire tutto il centrocampo, meglio parte del centrocampo. Vabbè, detto questo, io niente, vi rimando a lunedì per la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!